Ciao ragazze, bentornate a tutte sul mio canale. Allora, mi scuso anticipatamente per le mani, che sono diverse, queste le ho fatte questa mattina. Siccome non avevo tempo, non ho aggiustato le altre, però vabbè, piccolo particolare. Allora, oggi vi faccio questo video perché volevo presentarvi questa nuova azienda. Come potete vedere, si chiama Moda Unghie. Il loro sito è modaunghie.it, trovate comunque anche su questa scatolina tutto quanto, potete seguirli sia su Facebook, su Twitter, su YouTube e su Instagram. Allora, niente, intanto li ringrazio perché hanno scelto anche me per un'eventuale collaborazione, mi hanno mandato dei prodottini che adesso andremo a vedere insieme, vi parlerò un pochettino bene di tutto. E poi appunto vi farò sapere perché li testerò oltretutto subito. Su di me vi farò un video a parte. Vi farò sapere come mi trovo e vi darò appunto gli aggiornamenti. Allora, innanzitutto partirei facendovi vedere loro, che sono le cartine. Allora, che io ho visto su tantissimi video. Allora, sicuramente io appunto le avevo già viste, hanno una colla stratosferica, vedete non mi si staccano neanche dalla pelle. La cosa bella di queste cartine è che si possono tagliare, quindi possono diventare corte per delle micro allungamenti, un po' come le cartine smart di Passione Unghie. Sono molto resistenti. Mi piace anche molto la loro scritta un po' dappertutto con il sito e il colore che è un po' particolare, bianco e nero rispetto a tutte le altre, ma è proprio appunto come il loro logo. Hanno già, come potete vedere, sia le linee per la mandorla e sia le linee per il quadrato. Quindi mi piacciono veramente, veramente molto, almeno al primo acchito mi piacciono molto, mi piace questa cosa che si possono appunto ritagliare e evitiamo così tanto prodotto da avere, che è anche fastidioso da avere la lunghezza quando si lavora che non ci serve, e queste le testeremo subito perché devo ricostruirmi un'unghietta, quindi come vi dicevo prima vi farò un video a parte dove andremo ad utilizzare i loro prodotti. Poi, allora, vi mostro questo, che è l'acryl gel, perché appunto io ho parlato con una loro gentilissima ragazza e praticamente siccome io non utilizzo molto il gel, mi hanno inviato questo campioncino di acryl gel. Vi comunico che sono tutti prodotti senza acidi, quindi acid free. Per quanto riguarda l'acryl gel, in questo momento hanno solo una colorazione che è nude. Però, a quanto ho capito, dovrebbero uscire nuove colorazioni. Allora, io l'ho aperto prima ed era molto, molto, molto denso. Però ho pensato che fosse perché era arrivato con il corriere e loro logicamente non hanno dei magazzini riscaldati. In realtà è ancora molto molto denso, il prodotto è poco, come potete vedere perché comunque è un campioncino, logicamente. È molto molto denso rispetto ad altre acrygel che io ho provato, vedete? E devo anche essere sincera, è la prima volta che utilizzo degli acrygel in barattolo, di altre marche non li ho mai utilizzati. Però anche questo andremo a testarlo poi subito insieme, così a parte questa tantissima densità, vediamo se poi si comporta bene a livello di allungamento e come appunto si lavora. Quindi questo è l'acrygel, colorazione nude, il colore è molto bello, è proprio un bel carne, molto molto carino. E poi andiamo avanti, ragazzi, io magari lo lascio qui un po' aperto, dato che c'è un po' più di caldo. Così magari si smuove un pochino. Qui dentro invece mi hanno mandato, allora, i liquidi, il dehydrator e il cleaner,
questi due. Allora, poi insieme troverete una bellissima locandina dove praticamente vi spiega un pochettino tutto quello che sono i loro prodotti. Ad esempio, allora, il Dehydrator, che è questo qui, la boccettina verde, per la salute delle unghie naturali, la preparazione ideale prima di applicare gel e semi permanente. Bagna la cellulosa con il top Dehydrator e sfrega sull'unghia naturale per un'ottima adesione dello smalto semi permanente. Top Dehydrator lascerà le tue unghie naturali sulle tue unghie naturali un'eccezionale fragranza, asciuga all'aria. Quindi questo vi permette di andare ad eliminare il primer acido e il nail prep, in quanto appunto è un deidratante dell'unghia. E infatti, come ingredienti ha isopropelico, acetone e etil acetate. Quindi questo serve proprio come nail prep. Ok? Invece il cleaner è semplicemente, non so perché mi cadono oggi, scusatemi, il cleaner è quello per rimuovere le varie polveri, comunque pulire l'unghia naturale, quindi liquido specifico per eliminare lo strato di dispersione, ovviamente sia di gel che di semi permanenti, e appunto rimuovere comunque la polvere. Dopodiché, sempre qui dentro, allora abbiamo due colori, mi hanno mandato il solo Carmen, che è il semi permanente 3 in 1, e poi il duo semi permanente color cipria, che è lo 013, il Carmen è lo 0315. Adesso li stenderei insieme a voi, e poi mi hanno mandato, scusatemi, la base top, che è del duo. Allora, io stendo i colori insieme a voi. Volevo però darvi due dritte, sempre sulla base Duo Top, il Duo Color e il Solo. Allora, il Solo secondo me è una figata pazzesca, a livello di pensiero del prodotto, poi ripeto, dovrò testare tutto quanto, però praticamente è un prodotto che fa sia da base che da colore che da sigillante. Quindi, soprattutto per quanto riguarda i piedi, questo è un ottimo prodotto che ci permette di risparmiare un sacco di tempo, perché una volta bufferizzata la superficie, infatti anche qua vi c'è preparata l'unghia naturale sgrassandola con il buffer e il top dehydrator. Applica solo colore, lascia polimerizzare in lampada LED 60 secondi o in lampada UV 90 secondi e si rimuove con il remover. Ok? Quindi questo è un prodotto un 3 in 1. Con questo fate tutto e ci mettete pochissimo tempo. Lo stendiamo subito insieme così vi faccio vedere il colore e anche la consistenza e l'eventuale coprenza. È un bel color corallo, in realtà piuttosto primaverile, però ripeto, essendo comunque campioncini di prova, a me l'importante era capire come si comporta il prodotto. Infatti io questo lo testerò prossimamente sui miei piedini, però devo essere sincera, come vedete è perfettamente coprente alla prima passata. Guardate qui, è autolivellante, non lascia striature ed è molto molto bello, ragazze. Metto in lampada 60 secondi e andiamo invece a vedere lui, che è il Duo Color. Cosa dice qua? Allora, smalto semipermanente colorato, fluido e coprente. Per l'applicazione, segui le applicazioni per applicare Duo Base Top. Quindi questi due prodotti, il Duo Base Top e il Duo Color, vanno in combo, ok? Base, colore e questo fa anche da top. Lasciare catalizzare 30 secondi in lampada LED, 60 secondi in lampada UV. Sigillare infine con Duo Base Top. Si può rimuovere con il remover, qua c'è scritto dimentica la lima. Allora, apro e chiudo parentesi, a me non piace molto rimuovere i prodotti con il remover. Chi mi segue lo sa. Quindi io probabilmente su questo prodotto proverò ad toglierlo con la fresa a giri molto molto bassi, dato che comunque c'è sotto una base, diciamo così, mentre questo comprerò a breve il loro remover,
che ho saputo che è fantastico e quindi lo proverò a rimuovere per la prima volta con Remover. Chissà mai che scoprirò questo prodotto e ne rimarrò talmente stupita da iniziare a usarlo sempre. La base, ragazze, base duo top, smalto semipermanente 2 in 1, facile da applicare, sottile e resistente. Anche qui vi dice: prepariamo l'unghia naturale con il buffer e il top dehydrator. Applica uno strato sottile di duo base top, lascia polimerizzare in lampada LED 60 secondi, applica ora il duo color di tua preferenza. Sigilla con duo base top, sgrassa l'unghia, quindi questo qui è con dispersione, si sgrassa l'unghia e le tue unghie rimangono lucidissime. Vi faccio vedere la base intanto, che è clear. Come potete vedere però, allora qui non c'è specificato che si può fare il rinforzo, ma io la noto molto 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 densa, vedete la gocciolina? E quindi secondo me con questa base si può anche fare un minimo di rinforzo. Anche questa la metterò in pratica, spero domani. Vi registrerò un video. E vi farò appunto vedere come si comporta facendo un minimo di rinforzo. Io comunque la trovo molto molto consistente. I prodotti sono molto molto pieni, si vede subito. E adesso vi mostro anche il Cipria, che è un colore bellissimo. Vi dico che assomiglia al mio amato Naked di Passione Unghie. Quindi già è super approvato. Anche questo lo stendiamo insieme. E nel frattempo che lo stendo, vi dico anche un'altra cosa: tutti i semipermanenti della linea Duo possono essere usati sia sopra un gel sia sopra acrygel e logicamente sopra i semipermanenti. Mentre i prodotti 2 e 1 solo, scusatemi, solo. Non possono essere messi su gel o acrygel, almeno così mi è stato detto. Quindi questi qui due potete metterli su qualsiasi struttura, mentre solo su semipermanente. Anche questo, come potete vedere, è un bellissimo color carne, ragazze, stupendo. Una passata ed è super mega coprente. Catalizzo anche questo in lampada e vado. Allora, questo qui non ha dispersione, appunto, e questo è già pronto, vedete? Quindi questo qui per i piedi, secondo me, ragazze, l'uno e il solo, non so perché andare a chiamare uno, il solo è fantastico, un fantastico prodotto che ci permetterà di risparmiare tantissimo, tantissimo tempo. Adesso io sigillerò con questo top di modo da farvi vedere anche la lucentezza di questo colore e vi dico, ragazze, che poi hanno degli altri prodotti molto buoni, come ad esempio il Semigel, che è una base proprio adatta per fare il semipermanente con rinforzo, che dovrò acquistare prossimamente perché sono molto curiosa di provarlo. Hanno anche il Semigel con le fibre di vetro color Milky. Mi sembra Milky White e Milky Rosé, una roba del genere. E anche quello sono molto curiosa perché si è simile alle basi HD. Oltretutto, io mi ero segnata degli appunti, però, ragazzi, con dei prodotti così fantastici non c'è molto da leggere, nel senso che si vedono da soli. Nel senso che appunto mi ero segnata alcune cose. Mi ero scaricata le loro schede tecniche, però se andate sul loro sito, che è appunto modaunghie.it, trovate tutte le informazioni necessarie. Poi se li contattate anche su Messenger sono sempre super molto super disponibili. Ecco qui, metto il lucido e vado a catalizzare. E appunto Semigel, vi stavo dicendo, Fiber è molto simile alle HD di Passione Unghie, quindi si possono fare gli allungamenti, hanno praticamente gli stessi prezzi. Questa, se non erro, la base top costa 9,99 euro,
mentre le semi-gel costano 11,99 euro, quindi lo stesso identico prezzo di Passione Unghie. Quindi cosa dirvi ragazze? Io per il momento vi posso solamente dire che sono molto contenta di questi prodottini che ho appena provato. Ovviamente vi devo riaggiornare sulla durata, però dalla partenza, ecco, da come li ho visti, mi sembrano veramente molto buoni, mi sembrano dei buoni prodotti, molto validi. Quindi vi saprò dire di più su quello che io uso maggiormente. Appunto, ho in previsione di farmi adesso il refill con l'acrigel, ve lo registro così poi ve lo carico, così vedete come funziona il prodotto. E niente, io comunque vi faccio sapere appunto tra qualche settimana come mi sono trovata. Come vi ho già detto, farò degli altri acquisti di modo da poter testare anche altri prodottini che logicamente devo provare, voglio provare. Per il momento sono veramente super 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 soddisfatta di questi prodotti. Questo è il risultato finale dopo aver sgrassato. Quindi questo è il duo e questo è solo. Ok ragazze, per questo video è tutto, io vi ringrazio per essere state con me, se avete bisogno delle informazioni lasciatemi giù come al solito nei commenti che vi risponderò. Ci vediamo al prossimo video nella quale testeremo l'acrigel di questa nuovissima azienda e per il momento è tutto, vi mando un grande bacio, alla prossima, ciao a tutte!